Un saluto da Ivan di Paco Digit. Oggi facciamo una presa di contatto con il Motorola Fire XT, un telefono di fascia tendenzialmente economica proposto a 199 euro di listino. Un telefono che permette di accedere al mondo Android senza un investimento di quattrini esagerato. Vediamo brevemente le caratteristiche. Piattaforma Android, in questo caso 2.3.5, quindi siamo alla penultima release di Gingerbread. Processore da 800 MHz con scheda Adreno 200, supportati da 512 MB di RAM e 512 MB di memoria fisica. Il display è un display da 3,5 pollici diagonale TFT a 256.000 colori con risoluzione 320x480 pixel. Frontalmente il telefono ha i classici quattro tasti a sfioramento di Android, quindi tasto di ricerca, tasto di ritorno, home e il tasto per la lista dei programmi installati. Abbiamo annegato sotto il vetro il sensore di luminosità e anche il sensore di prossimità, che non tutti i telefoni di questa fascia di mercato hanno, e una foto videocamera che permette di fare chiamate VoIP e anche fotografie in VGA. La parte destra del telefono ha bilanciere per il controllo del volume, il tasto di scatto della fotocamera che sta diventando una rarità purtroppo, nella parte bassa non c'è più nulla, nella parte di sinistra presa micro USB per connessione al computer e cavo di ricarica. Parte superiore con tasto di accensione del telefono e jack da 3,5 mm per le cuffie. La parte posteriore è dominata da questo cover gommato molto gradevole al tatto e che migliora il grip del telefono quando lo teniamo in mano. Fotocamera da 5 megapixel con autofocus che permette anche di eseguire video in wide VGA, quindi 800x480 punti, e un piccolo flash LED per assistere in scarse condizioni di luce. Diciamo subito che le foto e i video vengono abbastanza bene, in buone condizioni di luce, mostrano un po' il fianco sia per quanto riguarda il rumore digitale nelle fotografie, una leggera scattosità per quanto riguarda i video. Comunque siamo assolutamente nella norma. Qui sotto c'è anche l'altoparlante di sistema. Vediamo rapidamente qualche caratteristica. Questo è un telefono marchiato TIM, quindi troveremo da qualche parte i loghi e qualche collegamento ad alcune applicazioni di TIM. Vediamo il telefono. Telefono che si presenta con un'interfaccia leggermente modificata rispetto al classico Android. Comunque abbiamo i classici 9 tasti con ricerca intelligente dei contatti. Abbiamo qui anche la lista delle ultime chiamate, lista che poi troviamo in maniera estesa nel registro. Abbiamo chiamate effettuate, ricevute e perse. Lista dei contatti, lista dei preferiti. Possiamo mettere i contatti che usiamo con maggiore frequenza. Parlando del telefono, questo Motorola conferma le sensazioni che ho avuto per esempio provando il Razor, un telefono che funziona piuttosto bene nella ricezione e nella trasmissione del segnale, ma abbastanza buona anche la capsula auricolare. Devo dire che anche qui Motorola si conferma su buoni livelli anche da questo punto di vista. Vediamo rapidamente il browser, siamo alla prima apertura del browser. Inseriamo rapidamente il nostro indirizzo, siamo sotto copertura HSDPA in questo momento. Ecco, ne approfitto anche per dire che il telefono supporta l'HSDPA 7.2 megabit, non ha l'HSUPA per l'alta velocità in upload dei dati. Comunque funziona piuttosto bene. Vediamo se ci apre il browser in tempi ragionevoli. Ecco, abbiamo aperto il nostro sito internet, lo possiamo visualizzare al solito in modalità desktop. Dico subito che la formattazione delle pagine è comunque molto veloce, il carico della pagina è piuttosto rapido, non c'è nessun problema. Come ho già avuto modo di dire per altri telefoni di questa fascia di mercato, il limite può essere dato dalla scarsa risoluzione del display. Abbiamo 320 pixel in larghezza, 480 in altezza, quindi per vedere l'intero contenuto della pagina dobbiamo muoverci con una certa frequenza da una parte all'altra della pagina. Naturalmente fa parte di quelle concessioni che bisogna fare a questi telefoni per avere il contenimento del prezzo finale. Detto questo, ritengo che l'esperienza di uso
del web sia comunque veramente veramente valida. Vediamo qualche applicazione velocemente. Ecco, qui troviamo quei collegamenti ai servizi Team di cui parlavamo prima, blocco note, la classica calcolatrice, qui la grafica dell'icona è stata leggermente personalizzata, la galleria, un gestore file e tutti quanti i programmi tipici di Android, quindi Google Navigatore che funziona molto bene, la ricerca di Google e YouTube. Che altro dire di questo telefono? Un telefono che appartiene a quella fascia di device che permette di entrare nel mondo Android con un ridotto investimento di quattrini. Può essere un buon primo accesso al mondo Android, può essere un buon secondo telefono per chi ne ha uno più ingombrante, più importante come telefono principale, una buona alternativa a tutte queste cose. Bene, un saluto da Ivan di Paco Digit. Colgo l'occasione per ringraziare la Stockhouse di Milano che ci ha messo a disposizione questo esemplare per la nostra prova. Alla prossima.